La silice libera cristallina è una delle componenti delle polveri che si liberano quando vengono sottoposti ad azione meccanica i laterizi e i materiali da costruzione in genere, i derivati della pietra, della sabbia e del cemento, quando ci sono le demolizioni, quando ci sono l'uso di flessibili o di tagliamattoni, ad esempio. È una sostanza che recentemente ha richiamato l'attenzione, perché le lavorazioni che producono polveri che contengono silice libera cristallina sono state identificate come agenti cancerogeni dalla normativa. I lavoratori all'interno dei cantieri possono proteggersi dall'azione di questa sostanza, di questa polvere, in due modi. Nel primo modo, limitando al massimo possibile la produzione delle polveri con attrezzature che sono o dotate di aspirazioni o lavorano a umido, che danno un contributo alla polverosità ambientale davvero molto molto ridotto. Un secondo sistema, integrazione del primo, è quella della protezione personale con dei facciali filtranti, delle mascherine, della protezione delle vie respiratorie, con un grado di protezione che deve essere dal grado FFP2 oppure FFP3.